Aggiungere l'ambiente alla visione della città d'arte e cultura significa dare un altro elemento che consente di lavorare non solo sulla città e sul centro storico, ma su tutto il territorio. Siamo un territorio riconosciuto dall'UNESCO, è stato ricordato, non solo la città, ma tutto il territorio. Il turismo è il punto finale, è il punto di arrivo di una città che è in grado di produrre cultura. Se è una città colta, quindi come primo passaggio serve che sia Ferrara a usare e a vivere di cultura, e i cittadini devono essere i primi fruitori del prodotto culturale. Secondo me è molto importante è che ci sia una piattaforma aggregatrice unica, cioè una piattaforma che faccia conoscere gli eventi anche fuori in maniera importante. Adesso noi abbiamo diverse piattaforme informatiche alle quali il cittadino, soprattutto chi viene da fuori, può accedere. L'importante sarebbe che ce ne fosse una che le raggruppasse tutte. Il turismo è un'ottima cosa, ma partiamo prima dalla cultura in una serata come oggi. Cioè, finché pensiamo solo un attimo all'interesse di bottega, non so quanto sia davvero cultura, quanto sia davvero bellezza. Nell'antica Grecia la bellezza era ciò che è bello di per sé e va amato per quello. Noi dobbiamo affidarci a dei professionisti del marketing che lancino la città in campo regionale, in campo italiano e in campo internazionale. Come? Mettendo a rete innanzitutto i privati di buona volontà, e sono tante le associazioni, una delle quali è qui rappresentata dal gruppo dei 10, ma abbiamo anche la Camera di Commercio, tutte le associazioni di categoria, l'università, che è un formidabile contenitore di creatività, di cultura, di tecnologia. Per quanto riguarda il teatro, il personale, vediamo che ogni anno, non voglio fare il sindacalista, ma ogni anno sono tutti dipendenti che vengono assunti per 8-9 mesi e l'anno dopo precari e l'anno dopo riassunti, quindi non c'è una continuità. Bisogna dare uno stimolo, bisogna dare un'autonomia. Nelle agenzie di viaggi Ferrara ha dei pacchetti irrisori, non viene conosciuta o viene conosciuta pochissimo, addirittura dal punto di vista enogastronomico. Noi abbiamo presentato un programma di 75 punti, 25 punti sono su progetti concreti, fattibili, realizzabili di turismo, cultura, incentivazione alle giovani imprese, incentivazione alle attività commerciali, soprattutto, ma non solo, del centro storico.